Ciao raga, qua Alex, bentornati sul canale. Oggi siamo qui ancora, ragazzi, su Clash Royale con un nuovo video curiosità, o meglio curiosità ignoranza, perché quest'oggi noi andremo a vedere cosa accade quando un livello 1 starta un match 2 contro 2. Ho già un account apposta, ragazzi, c'è un account che è una figata che appena lo vedrete direte materiale antistrucciolo. Comunque ragazzi, cominciamo con questo video con un like challenge anche quest'oggi, per riuscire a sigillare il mi piace nella maniera più acca possibile, appunto riuscendo a mettere il mi piace. Attenzione ragazzi, dovrà essere fatto in maniera veramente acab, perché dovrete lasciarlo con l'ultima falange del pollice ad occhi chiusi. Ragazzi, sapete benissimo che l'ultima falange del pollice è la più scomoda, perché c'è un pezzo d'osso di carne che è veramente qualcosa di incredibile. Difficilmente riuscirete a lasciare mi piace in questa maniera, quindi unicamente chi dovesse riuscirci mi commenti sotto con robiola lavandino, che ragazzi non è altro che una robiola dentro un tranquillissimo lavandino. E appunto io, leggendo robiola lavandino sotto nei commenti, saprò che voi dovete lasciare il mi piace appunto in questa maniera ignorante slash acab. E comunque partiamo letteralmente questo video col mostrarvi una cosita, perché ragazzuoli, voglio testare un deck, quindi oggi faremo anche un test deck. Ho provato a mettere il golem di ghiaccio al posto del patate, insomma del cavaliere, e al posto della polizia volante ci ho messo la fulmine. Questo deck lo proveremo in una 2v2 assieme ai membri del clan, ma senza che io gli dica niente, così la cosa viene ancora più ignorante. Parentesi a parte, sto portando la polenta al 10, quindi ragazzuoli, ci vorranno un'altra settantina di giorni, ma quando sarà bella che sfornata, diremo moschettiere al 9 e zizzu al 3, ma di livello 9, insomma, faremo il devasto più assoluto. E diversamente, se non faremo il devasto, faremo maestro banane. Ragazzi, mi dispiace un po' tradire la polenta, ma insomma dobbiamo provare anche delle alternative. Vediamo se comunque magari una 2v2 ci viene più utile contro Torre Inferno, Streghe Notturne e altre truppe pastella palle. Cioè tipo quando si fa la pastella, ma con te, ragazzi, cose brutte e dolorose. Ragazzi, vediamo chi accetta del clan, vediamo chi accetta membro online. Attenzione, troviamo, siamo meglio, siamo assieme al nostro Bo. E ok, ragazzi, è un mazzo piuttosto strano, ma comunque ci sta. Siamo contro Piero ed Emmet. E ora Blumele, fammi vedere che anche senza polenta tu ti fai valere. In verità vi dico, non avrai altro dio all'infuori di me come profumo di soave patata. Lo sapevo ragazzi. La polenta ci ha voluto punire. Non abbandonate mai la polenta per la strada nuova, perché altrimenti c'è da prendere 3 corone. Proviamone un'altra, che non vorrei mai che appunto sia un segno polentonico che non dobbiamo cavarla dal deck. Primo impatto non mi convince molto. Il patata, ragazzi, una truppa come il patata, cioè, ha troppa vita quel cancro. Già avendolo cavato sento come se fossi a sedere su una sola natica, quindi già il deck gira un po' più mongoloide. Vediamo chi sarà il nostro prossimo compagno. Siamo assieme. Non me lo dice, dimmi che siamo assieme a Francesco. E ragazzi, è un ottimo deck, mi piace. La copiata Torre Inferno, Barbari Scelti rallenta un po' il gioco, ma tanto noi abbiamo la stessa cosa, perché prima una truppa che costa 6 e 5 ce l'abbiamo anche noi. Ok ragazzi, allora vediamo di piazzare. Ah no, la copone, blocchiamo il giro da sto rompo, non usare la zap. Bravissimo, perfetto. Ok raga, allora c'è un patata al 13, quindi una bestia da oltre più o meno 2000 punti ferito. Ragazzi, guardate i tartarozzi, guardate come tartareggiano. Non farete fuori la Torre Infernale, a meno che non vengano giù con delle truppe tortella palle. Assalto di carogna, carognifero, carognozzo all'attacco, no madonna, plumetta, vaffanculo, non abbiamo beccato zizzu, porca lurida, strofen, gaschorchofen, schifosen. La Torre Infernale dovrebbe uccidere questo, manderemo se no la nostra Torre Infernale per fuori il suo odiosissimo zio al 10. Ti prego, cazzo, che c'ha le frecce nel culo. E vabbè, però questa vaffanculo, non usa la polenta lì, ok. Meno male, ragazzi, bene, ragazzi, riparte, però non c'è da dare un sostegno. Vai carognozzo, sì, è stato un po' un suicidio quella carogna, ok, è stato un suicidio. Ma porca, tra un meno un colpo poteva darlo. Golem di ghiaccio, gibbone ghiacciato qui in campo. E va te, ci siamo con marionetta praticamente. E farà fuori il suo zizzu, vai torre zizzu, perfetto, ragazzi, vai. Ok, manda le troie, sì, ragazzi, però non c'è niente da difendere. Si butta la torre del bombarospo, porca trota. Vabbè, comunque ragazzi, lo va fuori, fa fuori, perfetto. Riprendi carogna, vai carognozzo, veloce, dai. Zizzu, bravo, dobbiamo. Cioè raga, abbiamo fatto una cagata assurda. O meglio, dovevo zapparli prima che esplodessero, così almeno morivano subito in colpo. Guardate raga, tanto quando lo prendiamo
Ma che mossa ignora, ragazzioli! Non voglio il copricapo da Somaro, anche se per la mossa che ho fatto me lo meriterei tranquillamente. Ok, somaraggiamente parlando, comunque siamo in vantaggio. La nostra torre è a 2-2-2-2 di vita. Non ci facciamo distrarre da questi cinesoni delle scritte arabo-anglo-turche. Teniamoci pronti, ritorna con lo zio. Ok, facciamo una cosa, ripetiamo. Le rapuntole qua dietro che andranno... Ok, Zizu rompe le palle, raga, cosa è il Blumele? Blumele attacca così, giusto per eliminare Zizu. Perfettissimo, perfettissimo. Adesso la torre bombarò sparaschia. Comunque noi abbiamo un'altra torre infernale, guardiamo se serve. Che sfiga solo con le tre cornute che ha preso anche la poletta. Dai, 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 veloce attacco però. Che palle, ragazzi, non ci credo. No, bravo, bravo, bravo con le frecce. Vai così, dai un colpo carognotto, ragazzi, guardate la carogna al 10. Cioè, vi posso garantì che no. Ma perché c'è la carogna al 7 questo? Ragazzi, perdiamo contro questi alberi carciofi. Ma guardate, le quattro roschero. Dai, fatelo fuori, porca tro... Bello che deve esserci uno tipo a 3500 coppe e l'altro a 4000 passa. Non lo so, vabbè. Comunque, andiamo all'attacco. Vai, 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 ragazzi, perfetto, butta la polenta, grandioso. Blumele attack, fai fuori. Vai, ragazzi, ancora poco, perfetto. Se switchiamo le carte, ragazzi, con solo le spell potremmo farla fuori. Però bisogna così le spell, usa le spell, ti prego, usa la spell. Ragazzi, perché non butti la polenta? Perché non butti la polenta, amico mio, butta la polenta che lo faccia fuori. Ragazzi, un colpo di polenta, no, perfetto, perfetto così. Ragazzuoli, qua si porta a casa. Diamo una zappata, aspettiamo che butti la polenta. Butta la polenta, butta, perché non butti la polenta? Perché no, ragazzi, non butta la polenta. Butta la polenta, ti prego, no, ragazzi, però non va bene. Ok, ragazzi, leggiamo di Blumele, leggiamo di Blumele, veloce, 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 Blumele. Blumele attacca! Non ci credo. Ragazzi, non ditemi che... Ma perché? Ragazzi, che non ci voglio credere. Abbiamo perso con la torre a 400 di vita. Guarda che bella figura di merda, guarda. E sono sicuro, ragazzi, che è un segno. Questo, ragazzi, è un segno di punizione della polenta. Perché secondo me se noi traduciamo questo, questo scrivantino che c'ha scritto con le gambe della gallina, ci sarà scritto: hai levato la polenta, più pezzo di idiota. Soprattutto per dimostrare il fatto che sono stato un miscredente, ragazzuoli. Cercherò di redimermi con un po' di farina di mais. E detto questo, colmo di vergogna, con le orecchie da Somaro, ringrazio comunque Francesco per la partita. E andiamo a chiudere anche questa in maniera veramente orribile. Ragazzi, come diceva il sacro libro I valori nutrizionali della polenta, non abbandonate il mais vecchio per il blumele nuovo. Ragazzi, visto che la cosa stava delirando un po' troppo, meglio cominciamo ad andare un po' fuori dagli schemi, sono passato sul mio secondo account, ovvero il nostro marciapiede, ragazzi. Chi è che non ha un proprio account marciapiede con cui fare esperimenti folli su questo gioco? È lo stesso account usato nel video di ieri, appunto gli ho dato il nome figo per fare proprio vedere che è un account di strada, difatti marciapiede. E comunque proveremo a vedere cosa succede in una 2 contro 2, appunto utilizzando il livello 1. Ragazzi, sa che a livello 1 sanno giocare come chi succhia i tappi di sughero. E vedremo appunto in che maniera ignorante fanno loro le 2 contro 2. Il nostro deck, ragazzi, sarà quello che ci danno all'inizio. Mi forniscono anche dei namecciani, però queste coppe è più utile il bombarospo, quindi terrò il bombarospo in tutte queste carte. Ho trovato anche la fatta dei denti, così appunto potremmo spawnare i tartarozzi, già che è stata potenziata, ci darà un'ulteriore mano. E diversamente con un'ignoranza, ma questa volta forniti di polenta volante, andremo assurdamente a riprenderci un po' di nostra, diciamo, fede polentiana, scaraventandola contro i nostri avversari. Regà, non ero così fibrillato neanche quando trovai il primo baule leggendario. Proprio queste parti ci fanno capire il livello di importanza, perché appunto noi siamo assieme a Saffin Mass, ragazzi, un estremista kebabaro dell'est, e contro uno che c'ha le lettere al contrario più due numeri dell'alfabeto. Ma perché parte con la polenta, ragazzi? Ok, va bene che siamo in serie presbiterica di redimissione, insomma ci dobbiamo redimere dal fatto di aver usato la polenta. Però non mi sembra anche neanche tanto opportuno buttarla così a caso. Vai zio Fester, così attacco. Che cazzo fa questo? Sali, Saffin, sali, so come dire, spanno Swiffer. Ma mettila con lo zio, per favore. Ragazzi, buttiamolo il patata, perché questo deve avere i calli sotto al culo, poi non ragiona. Va bene, comunque sia, il nostro uomo patata sta affettando lo zio Fester mentre la sua torre va giù in maniera assurda. Bomba, lo spiamo, lanciamo. Lancia le palle dello zio sul moschetto. Intanto che lo zio arriva, mo' di affetto. Mandiamo gli arcerozzi a fermare il bombarospo. Dai, vero, ragazzi, per redimerci dobbiamo buttare la polenta, ragazzi. Mi devo redimere. Dai, così, veloci, veloci, perfetto. Così, ragazzi, polenta, questa è la polenta. Questa è la polenta. C'è l'inizio. Ragazzi, è come se fossimo andati al prete a confessarci, meglio a rendere, a esplorare i nostri peccati, perché appunto il blumele non va bene. Dobbiamo usare per forza la polenta, ragazzi. Come avete visto, le tre corone ci hanno simbolicamente fatto capire che se le vogliamo fare, usare appunto quel coso che vola,
ovvero il mais volante. Diversamente da questo, visto che sto per finire l'effetto della sbronza, andiamo a riprendere appunto il nostro bel baul, che ragazzi mi salta anche la connessione. No, perché Mara, sapete, non la fa saltare la connessione. E con questo, ragazzoli, abbiamo letteralmente, cioè ragazzi, vi posso garantire che come sono ignoranti le partite in questa arena, veramente assurdo. Vedete già subito con che criterio arachidonico usano le carte della serie butto la polenta contro l'attore principale, dato perché me stai sul cazzo, do la polenta, così ragazzi, ma ci sta, perché appunto è foga agonistica. Ma detto questo, comunque, terminando qua questo video, ragazzi, la morale di questo episodio non è stato il fatto di vedere cosa succede quando facciamo delle partite con un livello 1, più che altro il fatto di dire non tradire la polenta. Detto questo, comunque, spero stesso di avervi divertito il contenuto per qualche minuto. Se volete altri video su Marciapiede, appunto, fatemelo sapere con sotto nei commenti. Vi ricordo che al 19 ci sarà un video di Flamefield, mi raccomando, non perdetelo. E che dire, qua da Nexi, dal nostro Marciapiede, l'uomo, insomma ragazzi, l'account di strada, è tutto. Bella rega! Sì ragazzi, questo episodio palesemente non c'ha senso, ma era giusto per non alzare troppo il livello di intelligenza di questo canale. Yo, no, yo, mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce, como lo veis. Me siento en casa de nuevo, tengo un vecino muy loco que intenta ser alguien como rapero.